Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di un appuntamento in programma il 22 e 23 novembre prossimi al Centro Vallesana di Sondalo, al centro del confronto i temi della formazione professionale. L'iniziativa è promossa da PFP Valtellina, il polo di formazione professionale della provincia di Sondrio, e da ENAIP Lombardia. Salutiamo dunque i nostri ospiti in studio. Benvenuto a Evaristo Pini, direttore del PFP Valtellina, e benvenuto a Giovanni Colombo, direttore ENAIP di Morbegno. 2 giorni dunque che nascono da questa alleanza, da questa collaborazione tra PFP ed ENAIP. Perché questa partnership, Pini? Ma la PFP Valtellina, che ha 2 sedi, come voi sapete, una a Sondrio e una a Sondolo, abbiamo circa 500 ragazzi, di cui la prevalenza su Sondrio è una centinaia, l'abbiamo su Sondolo. Stiamo completando con Regione Lombardia il secondo lotto e quindi a brevissimo saranno pronti altri 70 posti letto ai 100 che abbiamo già attualmente. Cosa significa questo? Significa che rispetto all'utenza attuale abbiamo la necessità di allargare il nostro campo d'azione. Va in quest'ottica il fatto che già da un paio di anni stiamo collaborando con Casargo per fare alcune attività congiunte, tipo il quinto anno che abbiamo già da 2 anni messo a Sondolo, e da brevissimo ho avuto la fortuna di conoscere il nuovo direttore dell'ENAIP della Valtellina, l'amico ormai Giovanni Colombo, e parlando di proiezioni future di ragazzi, di corsi attivabili, non attivabili, abbiamo convenuto che era il caso di fare una riflessione comune. Io partendo da un'azienda pubblica e lui da un'azienda privata, fra virgolette, perché è un'azienda privata, però devo dire perché l'ENAIP è una grande realtà lombarda con una tradizione quasi 60 anni, più che 1951. 1951, è una, diciamo, un braccio operativo delle ACLI, quindi ha una grossa tradizione e sociale e culturale in questo ambito. Hanno 25 sedi regionali e hanno una struttura, 5.000 ragazzi, una grande esperienza e professionalità. Visto quindi l'interlocutore, ho chiesto e abbiamo chiesto insieme se era possibile trovare delle sinergie intelligenti. Su questo presupposto ci siamo più volte rivisti. Abbiamo l'amico Colombo ha contattato anche i vertici suoi regionali, io i miei provinciali, e su questi presupposti abbiamo iniziato questo, io lo chiamo, scusami, ma secondo me per rendere bene, una sorta di fidanzamento. Se questo fidanzamento va poi a compimento con un matrimonio, vedremo. Tuttavia, il ragionamento che vorremmo fare in questi 2 giorni, 22 e 23 a Vallesana, è di conoscerci meglio tutte le loro direzioni, i 23 direttori di sede, i miei collaboratori, e fare proprio un punto, un focus insieme di capire se realmente possiamo costruire qualcosa di serio per vantaggi reciprochi. Ecco, capiamo allora da ENAIP che aspettative ripone in questa possibile partnership con PFP, una realtà di formazione pubblica e una fondazione privata. Ma infatti, allora, la cosa interessante che è nata con l'amico Evaristo Pini è proprio questa, no? Noi abbiamo letto in Vallesana, cioè quindi la struttura, ma con il PFP nella sua interezza e con una presenza così importante anche sul territorio, un'opportunità di crescita e di sviluppo per entrambe le strutture formative. ENAIP per la sua parte, PFP Valtellina per la sua. Un'occasione di crescita, un'occasione di trovare un modello di collaborazione fra privato, nel nostro caso, anche se, come diceva, siamo un privato particolare, privato fondazione, no profit, eccetera, e il pubblico che può essere il PFP. Un'opportunità per strutturare sinergie sul territorio e soprattutto trovare modalità di collaborazioni che abbiano un bene comune, che è quello di migliorare il livello qualitativo, formativo, professionale dei ragazzi e adulti. Entrambi ci occupiamo di formazione, non soltanto della formazione cosiddetta di primo livello, quindi i ragazzi di 14, 15, 16, 17 anni, ma anche adulti, inserimenti lavorativi, disoccupati, eccetera. Un'opportunità questa in Vallesana che può essere molto, molto interessante per, ripeto, elevare il livello anche qualitativo dei ragazzi.
Sullo sfondo c'è lo scenario del futuro della formazione professionale. Esatto, questo, la scommessa è proprio questa, cioè noi la collaborazione consente ad entrambi, ma in questo caso noi che siamo più piccoli, diciamo, di avere e di prepararci per una visione di medio e lungo termine diversa, perché il calo demografico è ormai costante. La quota dei ragazzi che scelgono questo tipo di indirizzo purtroppo in Italia è ancora molto bassa. Se ci paragoniamo alla Germania, che è un po' il punto di riferimento sulla formazione, abbiamo numeri veramente fuori, siamo troppo bassi, e questo crea grande difficoltà nella competitività delle nostre imprese, perché poi la questione di fondo: noi prepariamo ragazzi che hanno grande opportunità di lavoro, però dobbiamo essere anche elastici e snelli, e questa è la differenza rispetto alla scuola cosiddetta statale normale. Qual è che noi, essendo accreditati con la Regione Lombardia, sia noi che loro, riusciamo a seguire l'evoluzione della domanda di lavoro con più facilità. Lo Stato, che non siamo concorrenti naturalmente, perché anche lo Stato fa IFP come noi, però è più rigido, ha più difficoltà a cambiare i percorsi. Noi invece abbiamo più facilità a cambiare i percorsi, e quindi adeguiamo la nostra offerta formativa alla domanda di lavoro che è il territorio. Territorio in cui sto parlando, la Regione Lombardia nel suo complesso, o comunque le regioni più avanzate. Chiaro che a questo punto le regioni più avanzate hanno bisogno sempre di professionalità sempre più all'avanguardia, sia che sia la parte universitaria, che non è il nostro caso, anche se anche noi facciamo corsi FTS, quindi post diploma, perché non è solo, come diceva prima il collega, non facciamo solo corsi dal terza media in su, facciamo anche corsi di alto livello. Ma a maggior ragione, se riusciamo a innalzare la qualità, a capire le aziende, loro ne hanno circa 3.000 aziende che sono quasi, diciamo, di tutti i livelli, ma anche di tecnologia avanzata, che ci dicono che tipo di professionalità vogliono, diventa a quel punto che noi più facile adattare concretamente la nostra offerta formativa a queste esigenze, quindi diamo opportunità vere ai ragazzi. Oltretutto, io da Valtellinese offro a un ragazzo dell'Alta Valle o di Sondrio, grazie al circuito e alla collaborazione dell'ENEVA, può andare a fare logistica a Bergamo, può fare il Cantù a livelli di specializzazione sul legno, può fare il restauro conservativo a Brescia. Quindi questa è un'opportunità che il territorio lo capisce, basta che noi siamo chiari nella proposta che vogliamo fare. E i vostri numeri, Colombo, confermano che poi la formazione professionale è ripagata dalla domanda del mercato. Sì, noi abbiamo l'esempio piccolo, semplice, di Morbegno. Io conosco questa esperienza, esempio nel settore del riparatore auto, non riusciamo a soddisfare le richieste del territorio. Certo, il territorio non ci ha chiesto il meccanico, ci ha chiesto il meccatronico, quindi la flessibilità che diceva l'amico Pini era proprio questa, di dire ok, il riparatore d'auto non fa più, cambia le farfalle, il carburatore, ma deve fare i tester, il monitoraggio, l'ibrido. Noi quest'anno abbiamo ad esempio modificato il quarto anno, migliorandolo in base alle richieste del territorio, che sembra strano dirlo, ma richieste del mondo del lavoro che facciamo fatica a soddisfare. Chiaro, questo è la scommessa. Certo che il mondo del lavoro chiede sempre un livello qualitativo più alto, e i ragazzi che arrivano hanno bisogno e necessità di essere elevati dal punto di vista culturale e professionale. Questa dunque è la sfida di cui si parlerà il 22 e 23 novembre prossimi al Centro Vallesana di Sondalo, grazie a PFP Valtellina ed ENAIP di Morbegno, protagonisti insieme di questo percorso volto a dare prospettive future sempre più importanti alla formazione professionale sul territorio. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci.